Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Arnaldo Maggiore Vergano, Lorenzo Giovannini. Ole ole, stasera non beviamo. Stasera purtroppo c'è rimasta l'acqua. Stasera non si dice, sono le 7:30 di mattina, Arnaldo. Oh, cioè, ho detto te stasera. Ho detto io stasera. Io ti ho detto, niente, ho detto ecco l'acqua, c'è rimasta l'acqua. Ma oggi ci divertiamo, perché? Perché parliamo delle 5... Vabbè, 5. Allora, il video si chiamerà top 5 preferite, distillerie preferite, sì. Ma soprattutto perché? Perché è facile dire mi piace quello, appunto. Ma mi piace quello perché? Che poi in realtà mo 5, 6, 7, 8, non è che uno sta lì a fare il pignolo, giusto? Siamo pignoli? No, non siamo né pignoli né siamo cattivi, perché dobbiamo commettere per forza necessariamente tante altre. L'unica premessa è che ovviamente non andiamo a mettere distillerie ghost scomparse, sì, infatti, distillerie, cioè, che fanno imbottigliamenti da super, sì, whisky, infatti, che insomma tutto è relativo. Alcune non l'abbiamo messo perché in realtà poi abbiamo avuto poco e non possiamo neanche giudicarle rispetto ad altre. Per ma cui, soprattutto, cioè, è inutile venga a dire mi piace la distilleria Pippo, quando Pippo per bere bene magari devi spendere 200 euro, certo. Quindi andiamo su distillerie che hanno tutte un prodotto facilmente, sì, accessibile, invece accessibile, soprattutto che magari conosciamo un pochino meglio perché abbiamo avuto la possibilità di assaggiarlo anche, certo, più volte, certo, magari, certo, attraverso le cene, attraverso le degustazioni, per cui ci siamo fatti insomma un'idea. E al numero 5 e io c'ho Amaro del Capo. Ah, no, perché di quello l'ho avuto tantissimo. Quello con le partite della mia squadra di calcio è stato un disastro. Beh, comunque, ricominciamo. Al numero 5. Al numero 5. Io ne ho messe 4. Quante ne messe? Ne ho messe 4. Ho messo All Putney, Qualila, La Froig e Talisker. Ovviamente per... Vabbè, lasciamo perdere. Per ovvi motivi. All Putney perché la considero All Putney una distilleria che mi esprime la nota salata secondo me in maniera eccellente, e tutte le volte che c'è un All Putney da assaggiare lo bevo volentieri proprio per sentire questo odore di mare o nota salata che insomma che trovo all'interno dei loro whisky. Qualila perché Qualila, cioè, non poteva essere messo, cioè, c'è distilleria iconica, per cui non possiamo non metterla. Una serie di prodotti eccezionali, bevuta tantissime volte, per cui mi piace. Sta rubando quello che volevo dire, vai. La Froig per lo stesso motivo, perché poi alla fine la Froig, nonostante abbia un corrente molto ampio, però riesce poi a tirar fuori sempre cose, grandi cose su tutti il Quarter Cask, che a noi ci piace tantissimo, e poi questa nota medicinale insomma che ci appassiona. E Talisker perché se no Arnaldo mi si sentiva male detto proprio la romana ce l'ho messo, e perché no, da parte di scherzi, se no gli menavo, come si dice, mi fa molta simpatia come distilleria, perché la trovo una distilleria assolutamente Talisker. Raccontato l'isola è bellissima, una distilleria un posto fantastico. Poi, insomma, per andare se non ci fosse stato il Covid, abbiamo assaggiato diverse cose e sono state tutte super eccellenti, sì. Al quinto posto io invece metto Kaolila, perché produce 6 milioni e mezzo di litri, è la più grande distilleria di Aila, e soprattutto non c'è un whisky che posso dire, beh, però no, quello non mi convince. Anche la loro base, che è il Kaolila 12, il Kaolila Mock. Sì, sì, infatti. Pensa a quanto costano, sono bevute sempre, certo, ottime. A Roma, molti posti hanno veramente robaccia, e il top che trovi può essere il Kaolila 12, e lì sono contento onestamente rispetto ad altro. E anche gli IB di Kaolila sono delle selezioni spettacolari. Sempre al quinto posto Glenmorey perché Speyside secondo me è da bere, è una bevuta più tranquilla ma che ti può dare tanto gusto e tante cose, ma soprattutto Glenmorey perché sono maestri del finishing. Loro fanno Chardonnay, Porto, Cabernet, ragazzi, Glenmorey sui finishing lasciatela perdere, sì. Sono veramente bravi. Io temo, come dico spesso, i finishing in vino, in Marsala e in rum. I loro finishing in vino, il finishing in porto è spettacolare, bravi, a prezzi assolutamente concorrenziali. Invece al quarto posto Lagavulin,
E qui guarda, non commento nemmeno perché cosa dobbiamo aggiungere sulla Cavolin, nel senso alla fine non ce l'ho. Cosa possiamo aggiungere sulla Cavolin? Il suo core range è, non è, non è, è enorme, ha delle, dei prodotti, quello, che fa, quello fa, che fa, però lo fa assolutamente benissimo. Quello che ho assaggiato è stato tutto, tutto buono, e soprattutto che mi ha colpito in maniera particolare. Per cui la Cavolin c'è poco da aggiungere, anche per lo status proprio, sì, della distilleria, sì, sì, no? Nel senso, solo pensare alle 16 anni, tante volte, e averlo potuto comprare per tanto tempo a dei prezzi in lire, in lire. No, a parte quello, ma anche in euro, averlo comprato per, sì, un 16, sì, anni, sì, spendendo veramente poco, magari 45, magari 40, 45 euro in offerta adesso, ahimè, sì, sì, però sì, è, forse è più giusto pagarlo di più adesso, no, non so, giusto, ha senso, ma ancora ora a volte lo trovate in offerta, sì, ancora ora, euro. Però quando poi lo apro, versi nel bicchiere, una questo... volta perché c'era mia, sì, moglie, ma non mi ricordo che supermercato, l'aveva messo tipo a 39, ne stavo per prendere due bottiglie per principio, perché a 39 ne compri due, no, una. Quarto posto, vai. Quarto posto io metto la Froig per la sua turbatura medicinale, perché ha un core range enorme, perché fa veramente delle cose spettacolari come il quarter cask, il lore, sì, sì, è vero, il 18 anni, ma soprattutto i miei ricordi da bambino, il 15, la Froig 15, ragazzi, sì, da applausi. La Froig 10, come dico sempre, è troppo turbato, ma la Froig 10 cask strength è una delle bevute secondo me più spettacolari. E poi Ardmore per il suo tipo di torba, perché gli imbottigliamenti privati di Ardmore, ragazzi, sono vero, veramente buoni, e perché anche Ardmore ha una produzione molto importante, ma riesce a tenere un livello di qualità secondo me molto alto. Sì. Terzo posto sono stato un po' combattuto, ma metto Kiloman. Metto Kiloman perché ultima distilleria aperta sull'isola di Ayla, lo sappiamo che insomma ha un core range molto limitato, però tutto quello che fa poi come annualmente, sì, special edition, è tutto mi piace tutto, e c'è poco da dire, c'è poco da fare, cioè la trovo innovativa, diciamo che rispetto all'isola di Ayla, rispetto al panorama scozzese dove ci sono delle grosse multinazionali dietro, per cui grandi capitali, grosse produzioni, trovare questa piccola distilleria che produce 600.000 litri l'anno, cioè, no, è aumentato ora, però insomma stava tipo a 350.000, considerate il Caolila sull'isola stessa ne produce 6 milioni, per cui, e mezzo, trovare insomma una produzione così limitata, con un gusto così che piace, si merita il podio secondo me, sì. Mi auguro che continui così, mi auguro che magari in futuro possa tirare fuori un altro paio di core range e magari limitare un pochino le uscite annuali, sarebbe più difficile per la distilleria piuttosto che, sì, però di continuare su questa linea nella produzione morigerata e produrre questi malti, questi whisky così corposi, così sarebbe densi. Curioso per uno non torbato. Vedo te il whisky non torbato. E poi se facciamo vedere la lista, io proprio, Io terzo posto metto Springbank perché ancora ora fanno più o meno tutto a mano, fanno tutto in casa, fanno tutto loro, non c'è manco un computer, che io sono informatico, lasciamo perdere, però vabbè. E poi anche perché appunto c'è un fascino suo particolare, e una qualità di prodotto, ragazzi, Springbank, che impressiona, oltre al fatto che oramai lo Springbank 12 castrent lo puoi paragonare a qualsiasi cosa, nel senso che se magari uno dice no, sai, ma io uso tizio per lavare i capi di lana, sì, però lo Spring è 12 castrent, cioè qualsiasi cosa tu puoi uscirtene con sì, però lo Spring è 12 castrent, perché piace a tutti, è una cosa sui forum, su Facebook, dovunque. Sì, ragazzi, che ne pensate di questo whisky? Sì, però lo Spring è 12 castrent, è una cosa, no? Secondo posto, mi ha rubato il secondo. Esprime che guarda, per lo stesso motivo, e aggiungo per i 150 anni, cioè per le 5 generazioni, 6 generazioni della famiglia Mitchell, sempre loro che continuano in questo viaggio lunghissimo, si passano la palla tra generazioni, si passano il barile per girare il marto di generazione in generazione, e la trovo stupenda. Distilleria indipendente, prodotti affascinanti, buonissimi, sì. Qualsiasi cosa ho assaggiato, sono rimasto sempre, il
15 anni è... 15 anni è qualcosa di estremamente... C'è il video sul canale, andate a vedere. Ho anche una bottiglia vintage a casa, comprata dentro un tabaccaio, quella rimarrà lì e poi forse l'apriremo fra qualche anno, vediamo quello che ci dirà. Però voglio dire, esprime che assolutamente sì. Poi il castrante, che scherzi, ma lo metti 12 anni castrante. Vai, secondo posto. Secondo posto Kiloman, per le stesse motivazioni che diceva il buon Lorenzo. C'ho un'età. Mi sei scordato. Se la batte col mio primo posto, come già ho detto, dovreste sapere qual è la mia distilleria preferita. Ma c'ha due pecche, secondo me. La prima è quella che ha detto lui, che il core range è piccolo rispetto alle special edition. La seconda è che qualità prezzo sì è buono, ma insomma le bottiglie se le fanno pagare, meritano i soldi che vi chiedono, quindi compratele, assaggiatele. Se poi avessero una politica un po' più aggressiva su qualcosa sarebbe meglio, ma in un contesto togliendo un attimo il discorso della classifica, in realtà non riesco mai a contestare poi il livello di prezzo delle bottiglie, perché poi effettivamente in conclusione, quando tiri le somme, cioè quando tu paghi un whisky di più, cioè io tante volte questo è normale, giustifico il costo, posso essere pienamente d'accordo che il Maguire Bay costa X e probabilmente se li merita, però poi se cominci a fare paragoni con altri whisky che sono magari simili, penso ok, però questo lo pago 10 euro di meno, però questo lo pago 15 euro di meno. E quindi insomma alla fine uno i conti in tasca se li può ma fare, certo, se li assolutamente deve fare. Assolutamente. Primo posto, ragazzi, cosa posso mettere uno con questa faccia che posso mettere tutta torba e niente arrosto, Hardberg, ma dai, quasi più scontato di me. Sì Hardberg perché è stato il mio primo amore, perché ho bevuto tantissimo Supernova dal buon Stefano Carlucci alle Bombocche, è stato veramente mi ha veramente sempre entusiasmato, mi entusiasma sia dal punto di vista del marketing sia dal punto di vista della lavorazione dei suoi whisky, con queste note turbate molto forti, tanti sono veramente virulenti e violenti, cioè, purtroppo ragazzi sul whisky mi piacciono anche Speyside, Highland, whisky più morbidi, più rotondi, però se me lo devo comprare io, devo scegliere io, vai sulla turba. Vado sulla turba e vado su Hardberg quando ci sono questi, perché un pochino si rifà pagare. Perché si rifà pagare i whisky, però mi piace anche tutto l'aspetto del marketing. Sono molto bravi. Ho a casa un bellissimo bicchiere, avevo degli adesivi attaccati un po' dappertutto dentro casa, cioè, mi ha sempre appassionato. Tra l'altro mi sorprende anche il fatto che poi la storia di Hardberg è presso a poco cioè sconosciuta, sì. È una storia veramente è diventata grazie sì, infatti grazie a Monchandon NSC, e sì. Adesso invece hanno fatto l'hanno fatto diventare quasi una cosa di culto, l'hanno fatto diventare un Monchandon uno champagne, e ora faranno un whisky frizzante, lo sparkling whisky. No, però secondo me gli hanno dato questo tocco molto moderno a questa distilleria, che parte già da qualche anno, perché mi ricordo che Hardberg sono diversi anni che lavora in questo modo, per cui rimane la mia distilleria assolutamente preferita. Per casualmente cui, nostri followers, se avete degli Hardberg sparsi e non sapete che farci, mandateci, noi le recensiamo. Ma guarda che se sono sfacciato stasera. Sfacciatissimo. La mia non la sa nessuno. Cioè, Talisker per il core range, lo Sky si può bere, non è sta cosa, però insomma se lo trovo, appunto come dicevo prima in un altro video forse, in un bar, in un pub, non c'hanno più o meno niente, comunque è un whisky che si può bere. Lo Storm e il Dark Storm sono un po' eccessivi, il resto della produzione con range di Talisker è da, secondo me, applausi. Sì. Il Talisker 10 dai super anni, il Talisker 18 lascialo perdere, il Talisker 25... Ma poi il Port Rhee, sì. 57 North, sì, devo tanta, dire che tanta roba. Ora l'abbiamo trovata addirittura a meno di 70 euro, non mi ricordo su che sito.
Le special edition di Talisker non ne sbagliano una ogni anno, ogni cosa, uno spettacolo. Speriamo che non sbagliano manco quest'anno con il Caribbean Giuro che Cask. chiamo il signor Talisker, faccio Dimmi, fate no, qualche fate cosa. qualcosa, mandagli una bottiglia ex Sherry. Lo chiamo il signor Talisker, scusi signor Talisker, famo che famo bene sto rum, no, sto whisky con sto rum. Poi il livello di torba che ha Talisker, che è una torba anche un po' più strana rispetto ad Ayla, per me è sempre ottimo, non è mai eccessivo, e quindi questa è una cosa giusta, buona e giusta, e neanche troppo poco. E poi c'è un punto molto importante, secondo me, che loro imbottigliano quasi tutto a 45 gradi e 8. Siccome noi, se dovessimo riscrivere il disciplinare, scriveremmo minimo 43. Sì, è vero. Questo fatto, spero che la Scotch ci chiami prima. Per me, sicuramente ci chiederanno un parere la Scotch Whisky Association. Per me è un fatto importante, perché 45 gradi 8 ti permettono di giocare e ti danno quella cosa in più che non è poco. Oltre ai loro castrenta, che ovviamente possono essere qualsiasi direzione alcolica. Io ho dovuto lasciare fuori tante altre distillerie, viene in mente la Glendronach, viene in mente la Glenfarclas, Glenlivet, ci piace tanto, mi piace anche molto Glen Grant, ad esempio, cioè assolutamente, Highland Park, cioè, Bannave, cioè, ce ne stanno tantissime distillerie, però queste sono le 5. Sì, diciamo che questa stessa domanda fatta a altri esperti di whisky avrebbero cominciato a dire distillerie oramai morte da 100 anni. La Springs Frost, ma certo. Scusa, che cazzo è questa distilleria? No, beh, ha chiuso nel 1720. Sì, ok, dai, che hai bevuto della Springs Frost? No, noi questa cosa, cioè, non ci fa. Ci fa piacere anche a rispondere a domande che non sono politically correct. Giusto, giusto. E poi è tutto lì, insomma, è la politica incorretta che muove il mondo, no? Noi, infatti, non ci smuove nessuno. Ragazzi, bevete poco, bevete bene, alla prossima. Scrivete nei commenti la vostra distilleria preferita. Bravo. Ma soprattutto mandateci i sempre l'Arbeg, mandateci sempre, no, se no non bevemo. Soprattutto perché è quella la vostra distilleria preferita. Sì, infatti sì, dai. Adesso prendiamo conoscenza del nostro vizio. Vero, giusto, giusto. Alti momenti. Anzi, prendiamo di filosofia. Coscienza del nostro. Proprio filosofia oggi. Come se piovesse. Vabbè, abbiamo riso e scherzato stasera. Ma noi ci siamo divertiti, speriamo stamattina, anche voi. Pomeriggio, insomma, quello che quello è. Quello che è. Mannaggia. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Ciao. Gunslinger, death bringer, in your black veil.